Chi non ricorda Don Carlo Gnocchi, milanese, il prete dei muti latini, ma famoso anche per aver donato alla sua bella, dopo la sua morte, la cornea dei suoi occhi. Nato nel 1902, morto nel 1956. Però oggi tutta la Sicilia si celebra la dedicazione della propria chiesa, una chiesa consacrata. La nostra chiesa, San Francesco d'Assisi, all'Immacolata, è consacrata. Il Vangelo e di San Giovanni, al capitolo secondo, dopo le nozze di Cana, dal versetto 13 al versetto 22. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e cambiava valute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E il venditore di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora il giudeo, preso la parola, gli disse: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta di Gesù. Parola del Signore. Lode a te. La prima volta, almeno nel Vangelo di San Giovanni, che Gesù si adira e mite, umile di cuore, tollerante, sempre aperto alle debolezze dei peccatori. Ma questa volta, entrando nel Tempio di Gerusalemme, vide i mercanti di buoi, pecore, capri, vendute proprio per il sacrificio. Poi cambiavalute, perché gli ebrei giustamente non usavano la moneta romana e c'erano quelle che la cambiavano nella moneta ebraica. Gesù fa una corda, ne fa un fascio come una frusta e comincia a frustare, dare colpi, a
rovesciare i tavoli delle cambiavalute, dicendo: andate via, avete scambiato il tempio per una spelonca di ladri. Tanto che gli ebrei presenti, scandalizzati, e ne avevano ben ragione. Cioè, perché fai questo? Dacci un segno per dimostrare perché hai fatto questo e chi sei, in poche parole. Perché erano scandalizzati? Giustamente, la gente che andava al tempio non poteva portare con sé buoie, capi, agnelli, li trovava lì, li comprava e li sacrificava. Le monete, giustamente, erano cambiate. Quindi sorprende il gesto di Gesù, perché era ragionevole tutto quello che stavano facendo. Come è ragionevole dinanzi ai nostri santuari di vendere souvenir e ricordi dei santi. Gesù si indignerebbe per questo commercio che gira attorno ai nostri santuari. Noi diciamo che è ragionevole, però Gesù si è indignato come si indignerebbe anche oggi. Cioè, allora cosa bisogna fare? Beh, tanti santuari hanno circoscritto il santuario, togliendo ogni idea di mercato, e il mercato viene al di là della barriera che si è creata. Ma è un modo per far capire che non si compra o si vende quello che si deve dare al Signore. San Giovanni, che ha scritto questo brano, a un certo punto dice: si è realizzata la profezia che si è preso d'ira per la casa del Signore. E alla domanda che gli ebrei fanno: quale segno? E Gesù risponde in maniera paradossale, che forse non compresero o fingero di non comprendere: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Giustamente dicono: ci hanno voluto 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Anche noi avremmo fatto la stessa domanda, meravigliati. Ma i discepoli, cioè, poi capirono che intendeva parlare del suo corpo. Quindi, quando la Chiesa ci ricorda che il tempio in cui entriamo è dedicato al Signore, vuole significare che non sono le mura la Chiesa, siamo noi che facciamo la Chiesa. Praticamente
il locale, abbiamo un locale, grande basilica, le grandi chiese, i grandi santuari. Sono fatti perché i cristiani che entrano la fanno chiamare chiesa. Quindi il luogo dove si radunano i cristiani, magari nelle piazze, anche come è stato per le giornate mondiali della gioventù, grande distesa, una pianura enorme di milioni e milioni di giovani. Questa è la chiesa. In quel momento quello spiazzale, quella pianura distesa è diventata chiesa, perché la chiesa siamo noi, ecco, intendeva parlare del suo corpo, e noi facciamo parte del corpo di Gesù. Per questo Gesù si adira che venga sporcato il suo tempio, non quello di pietra, ma quello di carne. Purtroppo lo sporchiamo. San Paolo dice che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, tempio del Dio vivente. Dio abita in cielo, in terra, in ogni luogo, e diciamo anche nell'Eucaristia, nelle specie eucaristiche, ma abita soprattutto in noi, specialmente battezzati, a cui si deve rispetto, onore, devozione, consapevolezza che il nostro corpo, per quanto misero, è membro di Gesù e va rispettato, sia per la purezza dei costumi, sia per la custodia del nostro corpo, per renderlo sempre sano, santo e pulito. Quello che oggi purtroppo o si idolatra il corpo in maniera eccessiva o si disprezza il corpo riempendo di tatuaggi, oppure togliendoselo come un peso. Ma dobbiamo ricordare che siamo tempio di Dio e non deve essere sporcato. Avrei dovuto leggere il Vangelo della 30ª domenica del tempo ordinario, che parla dello Shema: amerai il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e il prossimo tuo come te stesso. Ma credo che aver letto e spiegato il Vangelo di San Giovanni, che parla del Tempio di Dio, del primato di Dio, prima Dio e poi tutte le altre cose, penso che ci sarebbe stato adatto alla nostra considerazione. Però ecco, dato che dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, totalmente, e il prossimo come noi stessi, bisogna amare prima di tutto noi stessi, che noi siamo prossimi a noi stessi. E amare il nostro corpo con equilibrio, perché è tempio di Dio. Non idolatrando e nemmeno
disprezzarlo. Signore, si chiama sempre all'equilibrio. Per questo dobbiamo ringraziarlo e benedirlo e ricevere la sua benedizione, perché mediante la passione, la morte, la resurrezione e l'ascensione al cielo di Gesù si è realizzata la nostra corporeità. Dice San Paolo, un corpo di terra e terreno, un corpo di cielo e celeste. E noi siamo diventati celesti. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, inestendibile come sempre, ai malati terminali, ai malati più sofferenti, a quelli che devono curarli, ai carcerati che devono subire una pena molto pesante, e ai disoccupati e alle persone disperate, sole e abbandonate, per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio di Padova, Don Carlo Gnocchi, Beato, e San Michele Arcangelo, il Grande. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegriamoci, perché il nostro corpo è tempio di Dio.